in Svizzera. Come mai? Non è un film su Guglielmo Tell, ma è la storia invece dove raccontiamo fatti di cronaca che hanno inondato le pagine dei giornali per tanti anni ormai. E noi lo raccontiamo in chiave di commedia. Certo, che gli vuoi dire? Qui ci vorrebbe una discarica bella, ma bella, 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 eh? Volete sapere chi sono? Io sono il facilitatore. Simone Santoro, il mio nome all'anagrafe, svolgo da parecchi anni un'attività di facilitazione dei rapporti tra la politica, l'imprenditoria e quant'altro. La gara d'appalto la deve vincere lui. Ovviamente io non posso comparire. Ma no, sta tranquillo, tanto so io a chi devo telefonare. Di' all'amico tuo che preparasse secchi e scopettoni. E anche il mosso, hai capito? Se riesce attraverso la politica a far fortuna e a favorire i suoi amici. Infatti cosa fa? Taglia il lavoro di Vincenzo Salemme e lo butta sull'asta. Amaro Carmana, ci hanno revocato l'appalto. Ma ha visto a chi l'hanno affidata? A una ditta di Frosinone. La Tuscia Pulizie. Io mi chiamo Antonio Russo e ho una piccola azienda con impresa di pulizia. Se no che purtroppo facciniere per fare un favore a un amico mi fa perdere questo appalto. Siamo diventati poveri. Poverissimi. E finisco insieme a mia moglie Stefania Rocca a fare il cameriere. Gabby e Marlon mi hanno parlato molto bene di voi. Infatti abbiamo lavorato in case di livello molto alto. Ah, attici? Il livello delle persone, non dei palazzi. E dove andrò a fare il cameriere? Che combinazione? Proprio in casa di quel Massimo Vini che mi ha rovinato la vita. Ma tu ti rendi conto? Noi siamo finiti proprio nella casa dei delinquenti che ci hanno rovinato. Lavo le mutande a quello che ci ha messo in mutande. In questo film mi chiamo Daniela Russo. Nel momento in cui perdono la loro azienda, Daniela si riscopre molto più ribelle e combatte per riprendersi l'azienda. Sprighiamoci a incastrarli, perché io quei due non li sopporto più. Daniela, quando sei sparita? Me l'hai stirato il vestito? Arrivo subito, signorina Lori. Datte la mossa. È una ragazza prorompente, eccentrica e un po' sopra le righe. Ammazza, che figata. Lori, non si famo riconoscere subito, eh. È affascinata totalmente dalla bella vita e quindi ha trovato il suo uomo ideale, che è appunto Simone, e con lui conduce la vita che veramente lei ha sempre sognato. Ma la faccia di chi c'è un male? La faccia! Il personaggio mi ha talmente divertito perché mi offre la possibilità di fare in commedia personaggi che in questo momento sono alla ribalta della cronaca. Hanno arrestato Maronaro. Come l'ha arrestato Maronaro? Dopo la vicenda di Mafia Capitale, la procura ipotizza che sia il referente di una nuova organizzazione criminale collusa con la politica. Una banca svizzera, Ghini, ha nascosto il tuo tesoretto e siccome sente la terra bruciata intorno a lui perché gli hanno arrestato l'onorevole, che praticamente era il suo padrino che lo appoggiava, allora decide insieme all'Arcuri di andarsi a riprendere il tuo tesoretto e venire a Zurigo a riprendersi i soldi nelle mani. Scusi, ma che succede? Ho sentito sua moglie molto agitata. E sua agitata sì, con tutti i soldi che abbiamo messo in banca da voi. Ma non sa che tutto questo è stato spiato e ne sono al corrente Salemme e la Rocca. Si stanno a cagare sotto. Vogliono scappare coi soldi. Si sostituiranno allora a Zurigo per rubarli, soffiarli questo tesoretto dalle loro grinfie. E in questo mi aiuta anche, oltre Stefania Rocca, mia moglie, anche Maurizio Mattioli. Sono contento che siete i nostri. E poi il ruolo è giusto per me, perfetto. Autista di limousine. Solo che invece di guadagnare 27 euro l'ora, guadagnerai 270.000 euro in 36 ore. È una storia molto italiana, è una storia di una truffa. Molto divertente, piena di intrecci, di malintesi. Il signor Santoro? Sì, sono io. Buongiorno, mi chiamo Vittorio Emanuele, né? Mi manda Herr Müller per accompagnarvi in banca. Giustamente troverà il metodo per farmela pagare. No, spegni, corri, cammina. Sei in ritardo. Il sogno un po' di tutti. Tutti quelli che hanno perso i soldi che sono stati fregati da questo mondo di schifo che ci circonda, poter prendersi la rivincita e fregare quelli che t'hanno fregato. Hanno prelevato! Che sfortuna, boia Faust! Non vi dico come finisce il film, ma credo che sia abbastanza divertente. Non si ruba a casa dei ladri. Dovete vederlo perché è veramente molto, molto divertente. Vedetelo.